Bene, eccoci qua, signori, ben ritrovati ancora una volta, ben trovati qui sui studi virtuali di PG Esports. È di Noise Mumbai ad accompagnarvi in quella che è la seconda serie di quest'oggi. Siamo pronti, perché c'è un game ancora da disputare, due volendo, se gli Stadbox dovessero volare dritto per dritto verso un possibile comeback, l'1-1, ma vediamo, perché il primo game non ci ha lasciato molte speranze per questi Live Sandbox, quindi non vedo l'ora di arrivare direttamente. Sì, ancora una volta sulla LoL Parcarena, vedere la draft. Moon, dammi qualche tua impressione, per favore, dammi qualche speranza. Allora, ti do qualche speranza. Vai. Onestamente, mi sembra che i Live Sandbox stiano cercando di identificare a livello di staff proprio, quindi proprio da un punto di partenza, cos'è qualcosa che può far funzionare anche questa squadra che chiaramente arriva in questa maniera azzoppata, affaticata, con un roster in gran parte di sostituti di collab di emergenza. Non si parla di i soliti Live Sandbox e sembra che l'organizzazione, lo staff che ci sta dietro, lo sappia molto bene e che quindi stia cercando di giocarci attorno. Qua non stanno semplicemente ignorando la verità e andando dritto come se niente fosse, stanno cercando un po' di adattare il loro stile a quella che è la loro situazione. E questa comunque è una cosa intelligente e lodevole da fare. Lo sanno anche loro che questa è una serie per loro molto importante, che molte loro speranze di playoff si basano su questa serie, si appoggiano su questa serie perché con una sconfitta qua dovrebbe poi anche essere quasi impossibile per i Live Sandbox raggiungere i Freddy Brion, anche se appunto i Freddy Brion con quella loro schedule rimanente molto difficile finiscono per perdere tutte le loro serie. Per i Live Sandbox il loro massimo potrebbe essere arrivare sotto o al pari forse, ma non superarli e non batterli sul game score. Quindi è una serie che già poi in alcuni aspetti andrebbe a condannare i Live Sandbox ad un forse poter puntare alla sesta posizione, ma di nuovo dovendosi appoggiare poi a dei miracoli che li vedono battere KT, T1 e poi gli stessi Quantum Freaks con i quali andrebbero a litigarsi quel sesto posto. Quindi i Live Sandbox sanno che questa serie è un po' vita o morte e cercheranno di giocarci attorno. Questo è un po' quello che ho notato almeno nel primo game. Nel senso, mi sembrava una composizione abbastanza, non dico fail safe, però con un'esecuzione molto semplice, molto diretta. Ecco, non devi andare a split pushare, non c'è bisogno di giocare Esatto. 1-3-1, di essere capaci di muoversi con ottimo macro attorno alla mappa. No, tutto quello che devi fare è presentarti al teamfight, scatenare il tuo engage sull'avversario, far sentire questa aggressione e portarti a casa dei vantaggi. Cosa che alla fine non è successa e quel piano si è molto rapidamente sgretolato, con dall'altro lato un'ottima performance, soprattutto in partenza di Lava, che vado già a dichiarare è il mio personale player of the game di questa partita, e penso che sarà un'opinione abbastanza condivisa. Penso proprio di sì. Devo, mi sa proprio di sì, sai? Ho proprio questa impressione. Non so perché. Sicuramente Lava si merita davvero tantissimi meriti. Anche l'ha giocato bene, però qui i positioning non così poi impeccabili, insomma, ci hanno fatto un po' storcere il nasino, quindi sicuramente qualcosina potrebbe perderla. Ciononostante, assolutamente, stramega vantaggio da parte di questi Freddy Brion. Lava si merita a mani basse il POG. Vedremo se sarà così, perché sappiamo se sono un po' barbini quelli della regia LCK. Sì, purtroppo di nuovo lo vediamo. Questo è stato il fight decisivo, quello in cui i Freddy Brion hanno per la prima volta preso il vantaggio. Ed è stato per i Live Sandbox questione di giochiamo con il nostro corto range, ma il nostro potente engage. Lanciamo tutto l'engage su Viego sostanzialmente. Viego e Ahri erano diventati bersagli, ma entrambi con un tocco di Suprema sono portati fuori da quell'aggressione. Erano già stati utilizzati tutti gli strumenti offensivi. E Lava era ancora con l'ampia distanza per poter fare quello che Ahri sa fare meglio. Jinx per niente considerata toccata in questo fight, libera di lanciare DPS come se non ci fosse un domani. Un modo veramente semplice per i Freddy Brion di raccogliere un po' delle prime risorse. Come ho detto, l'unica cosa che poteva andare meglio in quell'azione era se fossero anche riusciti a stilare quel messaggero, cosa che purtroppo non è arrivata, ma poco cambia. Risultato finale, eccolo qua, Lava con il suo player of the game. 11-08 con quest'area, una performance veramente magistrale da parte dell'All King, che su questo campione sta veramente firmando un grande successo dopo l'altro. E questo, tra l'altro, è il suo nono player of the game. Piano piano anche lui si sta avvicinando a quella Vero. milestone dei 1000 con
dovrebbe aver raggiunto adesso Deft e Faker, che avevano raggiunto i 900 recentemente, ma Canyon sempre più vicino, sempre più portati all'inseguimento a questi grandi carry delle rispettive squadre. Sì, assolutamente. Quindi vediamo, chiaramente con un 11-08 Lava ha sicuramente messo un tassello importantissimo. C'è anche da dire che questo chiaramente richiamerà interessanti attenzioni in quello che poi sarà il progresso della selezione campione di questo secondo game. Intanto occhio, perché a 900 immagino Lava, per l'appunto, sul gruppone, come giustamente menzionavi anche te. Già, però ecco, dicevo, sicuramente richiamerà delle attenzioni e dei ban quest'Ari, che abbiamo detto quasi sempre è permabannata, comunque o generalmente presente nei ban tra il blu e il red side. Intanto ti ho visto contento della Rigelsi, che a questo giro non ha fatto mi piace. Sono contento, sai cosa? Sono contento. Avessi potuto desiderare un voto, sarebbe stato esattamente questo. Perché qualcosina Morgan lo volevo dare, perché quell'azione in top lane è stata veramente fantastica. Il modo in cui ha retto la pressione, ha retto il tempo. Il fatto che abbia gestito in maniera comunque ottima una lane non tanto facile e che se ne sia uscito diventando poi quel mostro da teamfight, gli meritava sicuramente dei voti, ma Lava è stato ovviamente il overwhelming favorite di questa partita. Quindi un 11 su 13 con due voti sulla top lane sarebbe stato, guarda, esattamente quello che avrei desiderato. Però sì, lo menzionavi, la pressione in draft si potrebbe sentire. Leaf Sandbox adesso passano dal lato blu e dobbiamo ricordare che l'Ari è arrivata come first pick nel game precedente. Quindi adesso i Leaf Sandbox, se vogliono, hanno addirittura l'opportunità di prenderla per se stessi. Cosa che dovranno anche pensare, a cui dovranno pensare un po' anche i Freddy Brion in draft. Perché adesso cosa vuoi fare? Vuoi bannare quell'Ari? Vuoi sperare che ti ritorni? Vuoi mettere il focus su altri campioni? Magari cercare uno scambio di Ari per, non so, magari una Zeri? Lasciare Zeri all'avversario così che tu possa raccogliere invece quell'Ari? Insomma, sono tanti strumenti da utilizzare in questa fase di draft. E se nel game 1 abbiamo visto una draft anche abbastanza marcata a uomo, mi sento di dire, con delle preferenze un pochino più appunto individuali per alcuni giocatori di Leaf Sandbox, questo game 2 potrebbe evolversi in maniera diversa. Vero. Siamo in stessi dei campioni, vediamo quindi. Il Sandbox Blue Side, Freddy Brion Red Side, questo sicuramente già cambierà qualcosa. Vedremo se cambierà qualcosa anche nella zona dei ban. Risposta immediata. Eccolo sì, qua. Ecco quello. Sì. La busta è sì. Perfetto. Vuoi bannare Ari? Decisamente. Non hanno fretta di prenderla per sé, hanno visto cos'è appena successo, 11-08. Non una performance da replicare per Lava. Sappiamo, certo, Ari non il... forse persino il miglior campione di Lava, però sicuramente non l'ultima non l'unica delle sue preferenze. Ecco, abbiamo tanti altri campioni con grande potenziale. Il suo Ryze è stato il pick più giocato, se non vado errato, di questa stagione. Infatti se come terzo ban, un altro 3 ban sulla mid lane, i Leaf Sandbox hanno veramente paura di Lava. Vediamo quindi adesso cosa scadrà, cosa trapelerà per quella mid lane di Freddy Brion. Infine, si parla ancora di Lava aveva mostrato ancora molta preferenza sul Corki anche dopo i nerf, quindi quella potrebbe essere una considerazione da mettere in campo. Alternativamente penso che lo potremmo, se non vuoi andare su magari un priority pick di campioni come Corki, per evitare magari anche raddoppi nella seconda fase di ban, che a questo punto andrebbero ad intaccare in maniera un po' più marcata la champion pool di Lava, potrebbero arrivare le attese verso un counter forse anche in R5, per facilitare del tutto quello che è in maniera chiara il pezzo centrale della comp di Freddy Brion. Ma stiamo a vedere, perché per appunto con il first pick dall'altra parte di Jinx e Xin Zhao, vediamo adesso quel Aphelios e Lee Sin. Tritico che potrebbe già vedere addirittura un supporto al fianco di quella Aphelios. Potresti già cercare di concludere la 2 bot. E infatti immagino un bel Nautilus per andarlo quasi più a rimuovere addirittura dal fianco di Jinx e da D-Light, che abbiamo già più volte pronunciato come grandissimo playmaker con questo campione. Già, è una buona rimozione e mette anche un pochino più sotto scacco il Rakan di quanto non lo faccia una Leona. Nautilus un pochino più minaccioso con quei controlli che arrivano semplicemente sui suoi auto-attack base dalla passiva senza aver bisogno di impegnare abilità come lo scudo. Infatti Leona, pilotata prima da Kael, passa stavolta nelle tasche di D-Light, che punterà ad essere lui stesso l'aggressore con questo campione in maniera anche più incessante di Rakan, magari Rakan più straordinario nel suo potenziale di muoversi, cogliere più avversari e
dominare un po' il campo di battaglia, ma The Light con questa leona sicuramente avrà molto più safe. L'abbiamo visto diverse volte nel game precedente, andare verso l'engage per cercare il controllo, finire per morirci. Con Leona dovrebbe esserci molto meno rischio di questo. Si continua però a tartassare la corsia centrale con un ban di LeBlanc che in realtà avrei considerato come un potenziale pick per Lava, ma a quanto pare i Freddy Brim vogliono andare su qualcosa di un pochino più semplice che potrebbe trovare fastidio in quegli assassini da corsia centrale. Con anche questa rimozione di Akali sembra sempre più che i Freddy Brion vogliono costruire una midlane un pochino più pacifica. Assolutamente. Arriva chiaramente quel doppio ban, LeBlanc Akali per l'appunto, come menzionato. Vediamo Renekton, conclusione che potrebbe ancora una volta vedere magari una doppietta su quella top per l'appunto, immaginavo. Per andare ancora di più a inficiare sulla champion pool di un Morgan che ha giocato anche lui una partita strepitosa davvero. Sì, va menzionato, è stato un ottimo Renekton il suo, e togliergli anche questa Gwen, che è il suo campione più giocato dello split, vuol dire comunque relegarlo a un ruolo un pochino più pacifico. Arriva Vex, infine, che mi stupisce un po', perché a questo punto mi sarei aspettato di vedere il counterpick finale lasciato a Lava. Certo, questo doppio ban era un po' anche per pinciare una champion pool, ma Vex è tendenzialmente un pochino più un counter che un pick che prendi in blind. Infatti rispondere con una Syndra, un campione che non ha molta mobilità dalla sua e che quindi non vede negata parte del suo kit dalle risorse del Fiat, dell'interruzione di Vex, allora non dovrebbe mettere Tenten in una posizione troppo difficile in quella corsia centrale, anzi si tratta un po' di pulirsi le ondate a vicenda con molte delle abilità ad area di un campione e dell'altro che verranno immagino utilizzate per cercare, se possibile, sia Rass che Wave Clear, ma primariamente il Wave Clear. La grande differenza sarà poi in come Lava andrà a inserirsi con questa Vex sul livello 6 nelle schermaglie. Il potenziale di fare follow up anche da distanza con un campione del genere è enorme. Lava tra l'altro non ha ancora giocato Vex, questo è il suo primo game dello split, così come è il primo game dello split per questa Fiora per Morgan. Oh, un counter sulla corsia superiore che punta ad un duello netto. Vuoi Tryndamere? Vuoi duellare? Vuoi pestare sulla sidelane? Va bene, Morgan si scrocchia un po' le nocche, si scrocchia il collo, dice ok, sono pronto, vediamo cosa porti. Questa cosa è veramente huge, veramente grossa. Interessante questa Fiora per un Morgan. Per me sarà un matchup molto ostico da parte di entrambi. Anche perché Fiora si comporta bene in alcuni momenti di Tryndamere, in alcuni down spike, potremmo chiamarli così, in alcuni momenti, in alcune finestre di momentum. Fiora gioca molto bene contro Tryndamere e viceversa. Decisamente. Diciamo che è una gara tediosa quella, perché chiaramente la Suprema di Fiora, se provata sì, chiaramente sul quartetto di colpi, ti permette di resistere tanto quanto ti basta ad avere poi la meglio su Tryndamere. Ma di base proprio sono due campioni che possono snowballare velocemente e in base a chi sta snowballando vince palesemente. Esatto, sono campioni che snowballano, basano molto del loro successo sullo snowball e oltretutto per Fiora è molto più facile farlo nelle prime fasi di gioco. Tryndamere ha bisogno di raccogliere un pochino più di oggetti, un pochino più di minaccia. Infatti spero e voglio vedere Morgan sarà molto aggressivo con questa Fiora. È il motivo per cui vai a prendere un matchup del genere, perché se devi aspettare, se devi prendere questo matchup per aspettare, allora quel Tryndamere raccoglierà il critico e quando i critici ti arriveranno sul collo li sentirai che tu sia pronto o meno, che tu sia un gran duellante o no, perché danni contro danni, se Tryndamere ha l'opportunità di non morire e di nel contempo outdamaggiarti, allora non puoi vincere quel duello. Morgan deve far leva su questo scontro diretto finché Howling non ha ancora né l'immortalità né i danni per sostenere un fight prolungato, un duello prolungato. E immagino che vedremo una fase di corsia veramente fastidiosa da parte di Morgan, compresa dell'immortale. Questa è la classica Fiora che stacca 3 secondi sulla wave e poi va in affondo avanti, procca un attacco sull'avversario se possibile con anche il punto debole per i danni bonus, ma soprattutto quel sustain, quella cura, quegli HP che iniziano a staccare fino a diventare poi una grandissima minaccia nel mid game, dove Howling ancora non avrà raccolto le sue grandi power spike. Assolutamente. Signori, siamo ormai in game, quindi godiamoci questo game che vedrà per l'appunto i Leaf Sandbox contro i Fred Brion. Ricordiamo sul match point questi ultimi. Ed è un match point molto importante, l'abbiamo menzionato e lo rimenzioneremo di nuovo. Freddy Brion, questa è la loro ultima serie prima di un finale di stagione di split complicatissimo. T1, Gen.G, Damwonkia sono i loro prossimi tre avversari, quindi finché puoi accumulare dei punti per cercare di distanziarti dagli inseguitori all'area playoff, questo è il momento. Chiudere qua su potenzialmente anche un 2-0 sarebbe meglio, perché
vai a favorire anche il tuo game score, non soltanto il tuo match score, il che ti renderebbe quasi, quasi inarrivabile da parte di molte altre squadre, ovviamente, se si rispetta il fatto che in tutti quei game ancora da disputare i risultati arrivino come devono arrivare. Poi certo, se improvvisamente i Leaf Sandbox battono i T1, allora dici, beh, questo non l'avevo certo messo in conto. Chiaramente. Intanto, superiore, fin da subito, mi detriba, scambio di colpi, chiaramente Morgan attende lo scatto in avanti per cercare chiaramente il punto debole ogni volta che, adesso, facile da proccare. E per questo Owing deve assolutamente dare un minimo di rispetto e priorità. Eh sì, primi livelli sono così, contro Fiora è un po' continuo Owling, può certo farsi forte un po' del favore di Tryndamere al livello 1, che è quel posso generare del critico senza dover comprare del critico, quindi se un trade va bene basta un roll fortunato e vado a distruggere un po' il potenziale di laning, però anche Morgan devo dire sta rollando in maniera abbastanza fortunata, con i punti deboli che continuano a esporsi sul lato a lui favorevole. Owling ogni volta che vedi questo lato deve fare qualche passo indietro, deve allontanarsi dalla wave, e questo vuol dire per Morgan libera pressione sull'ondata per avvantaggiarsi anche a livello di proprio esperienza, di guadagno, di pressione. Owling, più minion ci sono accumulati dal lato opposto della corsia, meno può approcciarsi a uno scontro diretto, perché ogni auto-attack che tira il tuo avversario attirerà anche le ire dei suoi minion. Già. Tutto qua, una volta, priorità totale per Fiora, che era un po' quello che avevamo pronosticato chiaramente almeno in questi primi minuti. Questo potrebbe portare Raptor a dare una capatina finché non c'è quella suprema, finché Tryndamere non è mortale, puoi assolutamente giocartela in questo modo. Lo stai già zonando fuori dalla torre, molto proprio qui Owling a pulire. Proprio un po' sfortunato il timing, ormai la corsia già era stata pesantemente danneggiata dalla torre. Ciao, comunque questo inserimento costringe Owling all'utilizzo del Ghost, una specialità che già se ne va, un cooldown già bruciato, e su una pressione di corsia che comunque vede Morgan favorito nel mantenere schiacciato il suo avversario. Ambo che è dato in fiore di mappa, ma qua subito si parte. Parte come? Eccoci qua, corsia in fiore Envy. Aggressione, buona la doppia summoner di Delight che subito lo mette in grosso pericolo, forza la purificazione, dall'altro lato vena in Vial. Lo scambio che vede appunto qualche summoner spell volare. Alla fine i Leaf Sandbox sono quasi avvantaggiati da questo trade, insomma la corsia inferiore nei primi livelli con Aphelios, con la minaccia anche di quell'inserimento in Nautilus, diventa abbastanza facilmente prioritaria. Cerca il duello. Non fino in fondo, a quanto pare. Morgan si mantiene comunque sulle sue. Lo vediamo, sì, qua adesso accusare un pochino di più per quanto riguarda gli HP. È anche un momento di bounce back dell'ondata dopo essersi spinta sotto la torre dei Leaf Sandbox. Howling deve un po' rispettare la presenza avversaria. Chiaramente Morgan con la presa dell'immortale può finalmente riprendersi e andare a rivaleggiare un po' anche il sustain di... Spinta l'ondata, arriverà il recall per 30. Un primo acquisto di doppia spada, un po' di pozioni. Situazione iniziale abbastanza appunto tradizionale, normale. L'ondata si ferma in una posizione non ottimale per Morgan, che potrebbe essere costretto all'utilizzo del teletrasporto. Sa ovviamente che l'avversario non ha la possibilità di replicare sullo stesso, perché Howling aveva quel ghost e l'aveva anche già utilizzato. Niente, si lancia oltre il muro direttamente su Syndra, e questo è il primo sangue raccolto da lava. Intervento che vede quindi subito Freddy Brion vincenti, sono mossa anche rischiosa, un Delight che si è buttato oltre un muro verso l'oscurità totale, ma trova comunque un vantaggio. Ottima mossa, lava, grazie a questo di nuovo si parte bene in questa partita. Lo scorso game con Ari è stato dominato da questo campione, adesso Vex, sappiamo soprattutto raggiunto il livello 6, ha un potenziale di snowball altrettanto forte con movimento praticamente cross map con quella cucitura fatale, no, cucitura d'ombra con quella fatale, e... il livello 6 è appena stato trovato, il lava ampiamente versatile nella sua capacità di inseguimento. Si sente sempre più quindi la pressione dei Freddy Brion, che di nuovo danno inizio a questa partita con un distacco di gold abbastanza marcato, anche se si vanno a differenziare un po' i lati di mappa in cui abbiamo sentito la pressione. Game scorso era mid e bot soprattutto che la differenza si creava a loro favore, questa volta è quella top in invece, dove... già una quindicina di CS stanno favorendo Morgan. Le due ondate e mezzo, quasi tre ondate di vantaggio. Però affollamento un pochino più marcato attorno a questo quadrante inferiore, attorno a questo drago. Sarebbe addirittura manifestarsi un 4v4. Ena salta oltre il muro in maniera un po'
poco previdente con Sandbox che ci pensano un attimo prima di lanciarsi l'aggressione, ma comunque molti ping sul mantenere la priorità nel fiume. Sanno che in questo 4v4 ancora non c'è veramente così tanto favore, mancano molte delle supreme, mancano molti degli inserimenti marcati in profondità e siamo da back. Parte di questa botta, soprattutto senza la... senza la carica delle profondità non puoi fare troppo. Lo si mi hanno dossato pure una... ATCT di DOS. Scherzi a parte, eccoci qua. Torniamo quindi su una... foto un breve... ma foto viaggio temporale, devo essere sincero con te. Sai? Non posso essere visto troppo specifico perché chiaramente poi andrebbe a inficiare sulla certo serie, però... sono andato avanti e poi indietro di 10 minuti. Quindi... Esatto. Detto questo, okay, ti dico soltanto che alla fine di questa partita ci sarà un vincitore. Oh, questo non me l'aspettavo. Questo posso dire. Fatto te. Questo non me l'aspettavo. Colpo di scena notevole. Qua vediamo ancora una volta per l'azione, appunto, di Light in piena visione degli vediamo avversari. Vediamo di nuovo, parla per te. Connessione. Io lo sì, giusto. Tu lo potrai dire più avanti. Qua vediamo di nuovo il fight, la prima volta che... Beh, io purtroppo... ho soltanto il presente, non posso estendermi attraverso le tre dimensioni, le triple dimensioni temporali come te. Un ottimo intervento di sotto la mid. Light e Lava lavorano molto bene insieme per creare già questo primo vantaggio. E di nuovo, nello scorso game è stato Ari, adesso con questa Vex il potenziale di snowballare quel vantaggio iniziale, voglio dire che è quasi simile. Certo, Vex meno assassina, meno mobilità globale generale, però la possibilità di fare quei marcatissimi follow up sulle azioni, sulle schermaglie, sui fight e renderli quasi completamente tuoi, cioè comunque Lava un ottimo modo per iniziare il suo game 2 dopo il suo player of the game del game. Già, questo però in ogni caso vediamo per appunto già una piccola ripresa, ma qui parlavamo chiaramente dei famosi momentum, chiaramente con la suprema in mano, Trendmer che inizia piano piano a mettere sempre più ciccia al fuoco, può diventare sicuramente molto più temibile per Morgan. Sì, effettivamente questa top lane non è stata pesantemente marcata da Morgan, come magari sarebbe anche stato possibile. C'è stato molto focus attorno alla bot side in questi primi 9 minuti. E ci prova bella un po'. Qui, ci prova. Proprio D-Light viene ingabbiato, ma facile per lui fuggire, quindi. Non troppo marcata anche lì l'aggressione. Un flash che di nuovo viene rispettato. D-Light semplicemente paga la tassa con la sua summoner spell. Non costa troppo a D-Light perdere questa spell. Abbiamo visto nei primi livelli perderla sempre a causa di un'ancora e poi utilizzare l'ex flash da essa derivante per portarsi a casa il primo sangue della partita. Quindi, di nuovo è su quella stessa traiettoria. Sembra di eccolo qua, una volta, ma questo giro arriva la chiamata, bloccato più e più volte Ten-Ten. Facci il Rocket, no! Non ci credo, il Rocket gli ha fatto il pelo, pazzesco! In ogni caso, Raptor con l'uccisione. Rolling, mantiene la suprema, ha vuoto quella veglia lunare. Ogni volta che vedo una veglia lunare corta, mi sento proprio, sento il peso di quel nerf, uno dei primi nerf. Alla il primo gittata, nerf. Il primo nerf alla gittata della suprema. E tutti, beh, sì, ma tanto one shot lo stesso, sì, vediamo. È il peccato originale, esatto, il primo nerf. È qualcosa di cui si narra nei libri di storia, il primo nerf ad Aphelios dopo la sua release da 200 anni. Sì, un'altra... una schermaglia, di nuovo, questo game è molto più contenuto di quello che... Nonostante i Freddy stiano continuando a creare questi piccoli successi, questi piccoli vantaggi, lo fanno con una solida consistenza, ma sempre di misura. Quella singola uccisione, quella piccola risorsa. Potevano essere due, certo, a sto giro. Sentenza è veramente scappata per il rotto della cuffia. Molto bravo qua Kyle semplicemente a mettersi in mezzo in questo scontro, assorbire un po' quella cucitura d'ombra, non permettere a Lava quindi di fare il gran follow up sull'avversario. Subisce molto nel trade, ma comunque con i suoi scudi riesce a rimanere a galla. Però purtroppo di nuovo la posizione con la quale si avvicina a questo scontro, per fortuna di inseguimento, è semplicemente migliore. Permette loro di switchare target, portarsi comunque a casa una kill nelle tasche di un jungler, quindi di questo Xin Zhao che anche lui inizia un po' a carburare e... si mettono sulla buona via, sono sempre più appunto consistenti nel creare questo early game valido. 1500 adesso i gold a separare gli avversari, di nuovo è un vantaggio che si distribuisce seppur in maniera veramente leggera praticamente su tutta la mappa. Si parla di meno di 100 gold nell'unico spazio dove Dissendo fa il vantaggio, ovvero quella posizione di AD Carry, che però viene comunque compensato da il vantaggio dei support, quindi rendendo la bot lane avvantaggiata come insieme per i rifle di prima. E
come ho detto nel game 1, non vuoi mai vedere una situazione del genere. Se c'è un lato di mappa, la morte nello top lane che sta vincendo, poiché l'altro lato di mappa stia perdendo per gli avversari, vedere gli avversari che vincono su entrambi i lati non è mai un bene. Assolutamente. In ogni caso, il vantaggio comunque già si sta costruendo in maniera abbastanza pesante per i Fred Brion. Kyle condannato, Suena possibilmente l'uccisione. Lo zap finale, il rallentamento. Il rocket a vuoto. Qualcuno lo uccida. Dai. Non ci posso. Niente. Dovrebbe ancora arrivare uno zap da dietro il muro. No? Envy semplicemente caccia via i malandrini, i giovinastri dalla sua bot lane. E non fatevi più vedere. Agita in area. Dai, inferno. Non commenterò oltre quello che è appena successo in corso. Temo Eddie che potremmo vederne diverse in questa partita. Questo game ormai ci ha lasciato capire che questa è la sua intenzione. Questo è un game dove andiamo tranquilli. Massimo una kill alla volta. Massimo. A volte zero. A volte zero. Più che altro lì Sandbox, drago più messaggero, doppio drago ormai, più messaggero. Con tanto di già diverse placcature conquistate. Un buon early game per Livestadbox a differenza del primo game. Sicuramente. Se lo paragoni alla prima partita, erano già dei vantaggi molto più marcati quella parte di Freddy Brion, con una composizione che appunto giocava anche meglio nel... Più che meglio, era molto diversa da quella avversaria. Questo giro abbiamo invece molte similitudini. Abbiamo support da engage per entrambi i lati, hyper carry per entrambi i tiratori, due lanci da top lane per entrambi i top laner, problemi che vanno a vuoto per entrambi i carry di Freddy Brion, ma in generale due composizioni che possono fronteggiarsi in maniera molto più simile, dove appunto una volta preso un vantaggio dovrebbe essere più facile fare leva su di esso, perché l'avversario vuole fare sostanzialmente le sue stesse cose, ma a questo punto contare peggio. Nel game 1 era: hai una comp così diversa, una volta che ti prendi vantaggio puoi semplicemente forzare sempre il tuo playstyle con l'avversario, che non soltanto sarà in svantaggio ma costretto a giocare un game diverso, sostanzialmente un League of Legends diverso da quello che vorrebbe fare. In ogni caso, il vantaggio comunque permane lato Freddy Brion. Vediamo per appunto su quelle 1200-1300 unità e non si schioda da lì. Questo comunque è positivo per il team di Freddy Brion. Sì, è vero. Alla fine, vorresti iniziare a schiodarlo un po'. Ormai siamo su quella fase di gioco dove, soprattutto con quei primi due draghi andati di Sandbox, vorresti che i Freddy Brion avessero conquistato un po' di più, cosa che per adesso ancora non è così. Però sappiamo che comunque, guardando questa composizione, soprattutto dove i vantaggi di questa composizione sono allocati inizialmente, per i Freddy Brion si guardano un pochino più il team fight, si guardano un pochino più le schermaglie, più che il team fight vero e proprio. Il modo che i Freddy Brion hanno di forzare delle schermaglie al loro vantaggio. Lava, con quella cucitura d'ombra, ha una risorsa preziosissima per inserirsi nei fight prima degli avversari e farli partire secondo i propri termini. Se questa Vex riesce a prendere ulteriori vantaggi, ancora un po' di più, quello che è già stato finora un buon early game, un buon ingresso verso il mid game, allora i Freddy Brion hanno di nuovo il potenziale di portare queste aggressioni, dove Ena sarà in tranquillità sulla backline a fare danno, il resto della squadra si getterà sui Leaf Sandbox, che dovranno un po' scrollarsi addosso a questi aggressori. Sarà molto una di quelle partite dove chi preme per primo il grilletto con le giuste pretese vincerà i fight. Eccolo qua, Art of the Team Fight, è il primo a cadere, enormi questi danni. Buona cultura lunare, Envy è libero di fare tutti i danni che vuole. Però con la mezzaluna messa molto bene, c'è una cucitura, costretta qui la purificazione, l'ultimo colpo, trovano l'uccisione, scambio di mare, l'ultimo colpo, il flash di Ena, il flash di Ena, non basta, il sacrificio estremo, questo giro Kyle salva Envy, come Envy ha salvato Kyle in precedenza, un vero scambio supporto. Di favore, un vero supporto qua, si getta vero letteralmente eroe. Sotto il fuoco di Jinx, pur di salvare Envy, pur di permettergli la fuga, ma comunque è una kill incassata per Ena, comunque sono altre due kill che vanno invece a Raptor, stavolta è vero Lava, c'è morto, ha perso anche un po' di stack del sigillo oscuro, però qua si nota appunto come funziona quello che stavo dicendo. Premi il grilletto e chi ha ben ragione di farlo vince i fight, e The Light, ottimo engage da dietro il muro, non esita, si getta in mezzo alla squadra avversaria. Purtroppo non va a segno la fiammata solare perché Tenten ha un'ottima reazione con il suo flash, ma il follow up con il super mega raggio della morte e con la cucitura d'ombra è letale da parte dei Freddy Brion.
un ottimo modo per poi anche fare follow up. Lava distribuisce un po' le sue attenzioni tra entrambi gli avversari. Envy si fa decisamente ingolosire dalla ricerca della kill su Vex, e questo lo porta ad essere nel range di Ena, che in questo fight è passato praticamente completamente osservato, del tutto indisturbato a fare il suo lavoro da hyper carry, e per grazia divina raccoglie soltanto una singola kill con due assist al seguito. Ma questa Jinx, se fosse un po' più forte di così, la vedremmo dominare ogni singolo file, come abbiamo appena visto questo. Già, un vero peccato sicuramente, che comunque porta i Fredibrion ad amplificare ancora di più il loro gold lead. Da che eravamo su quelle 1200, ora si va già verso quelle 3000. Assolutamente. E più si sente questo vantaggio, più questo vantaggio è marcato, più i Leaf Sandbox di nuovo faranno fatica a riapprocciarsi a questo scontro, a questa partita, perché vogliono giocare un po' come vogliono giocare i Fredibrion. È la dinamica del... chi per primo preme il grilletto vince il fight. Vale soltanto se quel fight effettivamente lo puoi vincere, hai le risorse per vincere. Se ti approcci a livello paritario, se ti approcci dallo svantaggio, non basta essere il primo, non basta essere quello che forza l'avversario sulla difensiva. C'è un certo range all'interno del quale puoi un po' lavorare, però se è Delight a far partire l'engage o se è Kyle a far partire l'engage, alla fine il grande favore andrà comunque a chi quel fight lo può reggere. Gli Sandbox possono sicuramente avvantaggiarsi nell'approccio di questi fight, ma abbiamo già visto nel game 1 come anche con il potenziale d'engage fanno fatica a volte a prendere il grilletto, fanno fatica a trovare il momento, a identificare il momento in cui sono consapevoli che il fight può andare dalla loro. E questo li ha puniti nel game 1, dove il loro engage era anche, mi sento dire, molto migliore di quello che vediamo in questo game. Altra aggressione, ancora vuoto, questo è molto importante. Owning in suprema, costretto a retrocedere. Lava, ottimo qui, voglio costretto ad avanzare. Ah, l'infini di vita, Rocket ancora vuoto purtroppo, ormai Rocket tutti a vuoto. Qui scambio chiaramente di bare. Non so veramente cosa vogliono fare, vedo dei ping un po' strani lato di Sandbox. Cosa volete fare? Il tentativo di andare sulla backline è stato buono, ma ci continua a provare. Occhio Embak. È da dietro, ma poco mana, questo è molto importante, bisogna tenere conto anche del mana di questo Jinx. Però senza mana non puoi andare di lancio razzi continuo, devi rischiare un pochino di più per esporti, e non è così che puoi giocare il fight. Quindi tutti fatti un fight che stavolta mi sento dire ha favorito un po' i Leaf Sandbox. Ti sei preso uno shutdown importante su Raptor, hai conquistato quei gold bonus molto preziosi e hai gestito bene un po' quello che era potenza dell'avversario. Howling che si getta sul lava cercando di abbattere fin da subito questa Vex, mettere pressione sul carry avversario in modo tale che non possa prendere un po' controllo dello scontro. È stata una buona idea, ma i Fredibrion avevano tanti modi per disinnescare quell'aggressione. Quindi di fatti è stato un membro di ogni squadra si lancia verso i quattro rimanenti dell'altro team, e chi muore per primo cede il fight a sfavore. Occhio, aggressione lato Brion, facile per loro riuscire a bloccare questo drago. Molto bravi. Senza necessario con la parte del sandbox, perché stavano tornando le supreme. Infatti subito parte il light. Ancora una volta aggressione, subito con la cucitura. Envy costata la qualificazione immediata, ma guarda quanti danni. Quella veglia lunare completamente useless, pochissimi danni. Envy ormai è condannato. Questo mi sento, sai, adesso di considerare questo fight, queste ultime due schermaglie che abbiamo visto, quasi come un unico fight, perché per i Fredibrion probabilmente la mentalità è stata quella. La prima fetta del fight scambiamo uno per uno con un po' di cooldown che se ne vanno, ma sulla seconda fetta sono stati precisissimi nell'uso delle loro supreme. Appena è tornata disponibile quella cucitura, quella fiamma da solare, si riparte subito all'aggressione. Qua per punto, arriva quella ancora su Ena. Non serve, qui semplicemente lava verrà un po' sacrificato. Cal inserimento! Ena, still alive, 0 HP, 0 mana. Ma è ancora di vita. Ancora legge. Ci viene tra l'altro evidenziato anche dalla regia. È arrivata persino una capocciata del messaggero su una torre dell'inibitore. Quindi la pressione strutturale guadagnata dai Fredibrion in questa azione è molto importante. Ora però 21 minuti e lava morto per 16 secondi ancora, ma è il teletrasporto. Questa non è la call al barone che vorresti vedere. È un super mega razzo della morte, quasi più per danneggiare che peraltro. Ma giusto che sia, anche in 3v5 possono bloccare questo tentativo. Morgan! Che parata, pazzesca. Bello proprio il kick. Occhio qui, mezzaluna non ancora disponibile. Servono danni. Ambak ancora in vita, trovano due uccisioni fondamentali. Arriva lava,
dicitura, un 2 per 1. Peccato, poteva andare meglio questo fight per Freddy Brion. Questione veramente distante di auto-attack mancanti, perché le due kill conquistate da Envy qua sono preziose. Però di nuovo, voglio vedere questo fight come quasi due metà di un fight solo, perché questo primo scontro vede appunto le squadre dividersi, utilizzare il loro cooldown. È un po' il focus di Leaf Sandbox su Raptor versus il focus di Freddy Brion su Kyle, che era rimasto un po' isolato dalla sua squadra, no? Qua, guarda quei cooldown, appena tornano, fiammata solare, la cucitura era disponibile da neanche due secondi e subito si è utilizzato per fare follow up su Envy, quando dall'altro lato ancora non c'erano risorse come la furia immortale di Rindamer, non c'è la carica di Kyle, quindi i Leaf Sandbox sono costretti ad approcciare questo scontro con una ritirata immediata, con i Freddy Brion che vanno a punire sull'ingresso netto. E anche se qua c'è un po' un sacrificio di lava che rimane indietro, la capocciata arriva addirittura sulla torre di inibitore, la fuga attraverso la mid lane arriva anche per Ena, il barone viene interrotto, qua certo fosse arrivato mezzo secondo prima Ena avrebbe fatto la differenza, e Ambak molto bravo nell'andare subito a palleggiare Morgan verso il resto della sua squadra. Qua di nuovo Ena era tanto così da trovare un buon reset, favorire un ingresso di lava anche in cucitura e poter continuare sul follow up, negando completamente anche il breve vantaggio numerico i Leaf Sandbox avevano trovato in questo scontro. La cosa più importante è che quelle kill trovate siano andate su Envy. Envy che adesso ha chiuso il suo secondo oggetto, continua a mantenersi competitivo e minaccioso con questo Felios e continua ad avanzare, ma la differenza di nuovo è minima ed è l'unico lato in cui si trova per i Leaf Sandbox. Quindi sono 3 minion di vantaggio per Envy, basta. Non è neanche una control ward, è una pozione di vantaggio. Adesso per attenzione, perché c'è un momento particolare, ovvero barone up, 1 minuto e 20 per il prossimo drago, potrebbe essere tratta stacca per il sandbox, ma è l'ultima delle preoccupazioni, perché questo breve assedio fa capire comunque come i Freddy Brion siano ancora in controllo della partita. Certo, il vantaggio non si è moltiplicato rispetto ai game precedenti, quindi siamo ancora su quelle a stento 3000 unità di vantaggio. È sottile la differenza. Sì, sì, decisamente. Sottile, e molto di questa sottilezza si basa appunto anche su quell'esecuzione, perché molto di questo equilibrio precario può essere compensato da un buon engage, da un buon approccio al fight, un buon controllo della visione, arrivare al prossimo obiettivo da contendere, che potrebbe essere Barone, ma come anche il drago che arriverà tra meno di un minuto sulla mappa. E gli Sandbox vogliono assicurarsi che non ci siano scelte facili per i Freddy Brion, che ogni direzione che i Freddy Brion vogliono cercare di intraprendere debba comunque essere meditata. Quello è un flash che forse Kyle pensava di avere, pensava di avere l'X flash. Beh, adesso ce l'hai l'X flash. Vabbè, ma si arriva di nuovo appunto a una posizione delicata, precaria, dove il controllo di visione diventa massimo, dove l'assicurarsi di avere la piena consapevolezza di quello che sta per succedere nel fight e quindi poter decidere di ingaggiare secondo le tue tempistiche, le tue condizioni, non quelle avversarie, diventa molto importante. Drago quindi facile per i Freddy Brion, con Morgan di soppiatto conquistarlo. Sono un po' di ping, vogliono spingere sulla grossa centrale, possono farlo. C'è una grossa concentrazione qua dei Leaf Sandbox, ma dalla parte sbagliata. Vorrebbero chiuderli. Adesso vengono più o meno visti, il recall chiaramente, almeno quest'ultimo. Questo è stato un movimento di mappa un po' scoordinato da parte di Sandbox. Certo, pensavano di avere un accesso, diciamo, un pochino più semplice alla zona del barone. Si potevano aspettare che Morgan stesse cercando questo scambio sul drago e di conseguenza hanno cercato di prendere posizione attorno al baron per creare una trappola, però i Freddy Brion non avevano affatto fretta di muoversi in quella direzione. Sapevano di avere la mano vincente sul drago, sapevano di poter ruotare su una mid lane già indebolita e sapevano che la responsabilità di negare quell'azione era in mano ai Leaf Sandbox, che stavano negando un'altra azione, un'azione diversa, che non hanno visto arrivare. Quindi i Freddy Brion semplicemente, qua neanche con troppo estro creativo, semplicemente giocando quello che era il loro piano, non si sono visti in alcun modo interrotti dai Leaf Sandbox. Si hanno detto, oh, va bene, allora ce lo prendiamo questo drago che si corre. Ok, a posto, perfetto. Ci vediamo al prossimo fight? Ci vediamo al prossimo fight. Non lo so, Moon, sono... Mi vedi, no? Sto un po'... Sono beh, molto no, non ti vedo in realtà. Sì, beh, non... mi senti, no? Sono un po' preoccupato. Più che altro perché Fred Brion li vedo un po' spegnersi. Quella loro bella aggressione che avevano mostrato nel primo game... Non vorrei che fosse un
un semplice, siccome stavamo snowballando 10.000 volte di vantaggio, allora possiamo fare i pazzi. Ecco quello che voglio vedere, su Ambak l'aggressione, ancora in vita, Ambak cade finalmente. Dopo 700 di infight dove non moriva mai, bloccato ancora una volta partita di Letty, il povero Kyle. Ottima aggressione, questo è quello che volevo vedere. Già, questo è prendere quel grilletto, forzare quel fight, prendersi quel vantaggio. Comunque tanto danno nel trade back da parte di Envy con le sue torrette, che era in un'ottima posizione per continuare a far DPS con questa Felios da fuori pericolo, ma Fred e Brion chiamano la giocata quando questa giocata è necessaria. E adesso arriva, adesso che abbiamo ripareggiato un pochino anche la conta sulle stack del drago, c'è un'opportunità, c'è un'apertura attorno a questa corsia centrale, un'ottima punizione su quello che era un Lee Sin che, cercando la play, cercando la rotazione, si era spinto purtroppo in visione avversaria, non rispettando troppo quello che c'era dall'altro lato. Lava molto bravo nello sfuggire anche dal tentativo di chiusura di Tenten sul flank con la sua cucitura. Si è portato in una posizione forse ancora più rischiosa, ma criticamente fuori dai danni, fuori dagli skill shot di quella Syndra, che era la sua più grande immediata minaccia. E è vero, in una posizione dove c'erano più avversari, ma anche, soprattutto, più alleati. Questo è quello che volevo vedere. Neanche a farlo apposta, due secondi prima ho parlato di quello che avrei voluto vedere Light of Fury di Brion rispetto anche al primo game, e mi fanno questa bellissima giocata con Lava e Dilek. Molto bravi. E mi piace vedere una Vex giocata in questa maniera, in maniera non solo propositiva, ma anche molto utilitaria, diciamo, no? Con la cultura, il Fear, di poter fare follow up su Dilet e viceversa. Mi piace davvero tanto come vedete. Già, assolutamente. I Fred e Brion si vede che comunque il piano di gioco ce l'hanno ben in mente. Non stanno aspettando per niente, stanno aspettando per avere i momenti in cui hanno quelle azioni sicure, come quella che abbiamo appena visto. Quella era un'azione sicura, non c'era veramente molto spazio per l'errore, e l'hanno eseguita tranquillamente. E è un po' appunto un matchup dove, come ho detto, devi giocartela in questo modo, devi giocartela assicurandoti che il tuo avversario non abbia la possibilità di farti ciò che tu vuoi fare a loro. Perché il piano, la programmazione e l'esecuzione più o meno è la stessa, ma continuare a creare questo vantaggio e adesso muoversi su una posizione in cui il tuo midlaner ha tre oggetti, quando il midlaner avversario ne ha appena trovati due, vuol dire mantenersi competitivamente stabili, far lavorare quel vantaggio che hai creato nelle prime... nella prima mezz'ora di gioco che stiamo per raggiungere, e adesso volgere lo sguardo verso quegli obiettivi belli importanti, verso quel soul point, verso quel barone, verso quei fight più marcati, con una Jinx a tre oggetti, con una composizione che vuole finalmente scatenare il suo potere. Ma è su questi 4.000 gol di vantaggio. Vedo di fare il Brion sicuramente molto più recuperati, e finalmente li vedo anche molto più spronati all'essere aggressivi, all'essere presenti sulla mappa, diciamo così. 40 secondi, ricordiamo, al Drago della Montagna, importantissimo Drago della Montagna, perché adesso è la stacca per fare il Brion, anche se ormai i draghi, diciamo, che lasciano un po' il tempo che trovano. Sempre più importante, però. Già, sempre più importante, sempre più marcato, e quelle stacche elementali stanno anche distribuendo un bel po' di risorse, ormai un bel po' di risorse difensive ai Freddy Brion. Anche Morgan adesso si sta muovendo verso la sua danza della morte, quindi arriverà un po' di armatura bonus. La stessa danza della morte è già completa nel di Raptor. Lava una Zonia. Delight ha quel Locket che distribuisce resistenze bonus a tutti i suoi alleati, e vengono amplificate le draghe della montagna, quindi comunque i Freddy Brion beneficiano di questo bonus. Adesso si fa per il bar. Come? Purtroppo Delight ci fa quella stasi, troppo poche HP. Oning minaccia pesantemente, fuori da quella sua, però era provato l'ultimo colpo, bellissimo qui Lava. Lebro su Tenten, ma c'è quella stasi, a poco serve. Asi. Proprio qui Envy, forse il passo falso da parte di Envy. Attenzione i danni, guardalo Ena, guardalo Ena, può fare quello che vuole, double kill, potrebbe essere per quest'ultimo. Tenten in fuga, unico rimasto in vita, addirittura teletrasporto da parte di Lava. Vogliono chiudere, possono farlo, 40 secondi per Envy. Vanno sul limitore, c'è una grossa ondata. Teletrasporto anche da parte di Morgan, i danni sulle torri ora ci sono. I Fred Brion sono ad un passo dal 2-0, dalla vittoria. Eccola qui Tenten, signori, con una carneficina. I Fred Brion la chiudono, è solo dentro i playoff. Mantengono ancora quella stabilità, speranze, quello che potevano fare l'hanno fatto. Adesso gli ultimi tre matchup arriveranno, andranno come dovranno andare. T1, Gen.G, Damwonkia, fate il vostro peggio, ma i Freddy Brion, i punti che potevano garantirseli, se li sono garantiti. Adesso sta agli inseguitori cercare di chiudere la distanza. Tanta roba davvero.
E l'hai detto, quello che dovevano fare, quello che potevano fare l'hanno fatto, anche perché le prossime partite potranno probabilmente perderle, potrebbero probabilmente perderle, e loro dovrebbero anche accoglierle con tranquillità, con armonia, anche perché abbiamo contro i Damwon Kia e i T1. I Damwon Kia forse sono quelli più attaccabili, ma i T1 e i DC sono sicuramente molto difficili come ostacoli. Quindi, capibile se non dovessero più vincere da qui in poi. Ma adesso la palla sta comunque ai nemici. Sono loro che dovranno fare i salti mortali per raggiungerli. Già, 7 partite vinte, 7 serie vinte per i Freddy Brion, con potenziale di inseguimento dei KT roster che potrebbero arrivare a 8. Sai che potrebbe forse effettivamente già essere il lock? No. Leaf Sandbox possono arrivare a 7 al massimo, pareggiando i conti con i Freddy Brion, ma comunque il game score sarebbe svantaggiato. Dovrei andare a vedere i criteri. Purtroppo... Ma sai cos'è la mia grande disgrazia? Che io sono un grande... sono un grande amante dei regolamenti e andrei molto volentieri a spulciarmi quello di LCK. Il problema è che è in coreano e quello, quindi ancora non sono particolarmente fluente. Non so quale sia il criterio primario di spareggio al momento della risoluzione dei playoff. Se il criterio primario di spareggio sono gli scontri diretti, allora probabilmente i Freddy Brion non hanno ancora lockato. Se sono invece i... il game score, potrebbero aver lockato. Potrebbero aver lockato, perché gli inseguitori non sono in una buona posizione. Non sono affatto in una buona posizione. Credo che adesso i KT possano superarli. Ah no, è vero, i KT possono superarli. I KT alla fine basta uno, basta una squadra. KT e Quantum Freaks possono effettivamente superarli. Quindi no, ancora non si parla di lock. Ancora non si parla di lock, ma... potrebbe arrivare molto presto. Potrebbe arrivare con, ad esempio, una sconfitta dei KT. E quello sarebbe molto prezioso per i Freddy Brion. Perché adesso, di nuovo, questo, secondo me, è un grandissimo peso che si tolgono dalle spalle i Freddy Brion. Arrivano con ancora 3 match da disputare. Quindi una settimana e mezzo rimanente in questa LCK per loro. Ma sanno già di aver fatto il possibile. Tutto quello che arriva d'ora in poi, dovesse arrivare una vittoria contro una delle Big Three, contro T1, Genji o Damwon Kia, è soltanto un bonus. Ma già questo potrebbe bastare. Già questo potrebbe bastare, anzi, dovrebbe bastare. Perché gli inseguitori, come detto, non hanno un percorso facile. I KT, comunque, se vogliono superare i Freddy Brion, devono passare attraverso i Genji. Gli stessi Genji che devono battere anche i Freddy Brion. Quindi... è una di quelle situazioni dove, beh, a sto punto, se li batti tu, allora li batto anch'io. E se tu puoi avere una pretesa a questo sesto, quinto posto, allora ce l'ho anch'io. I Freddy Brion hanno decisamente alzato le loro percentuali di successo per questi playoff. E sarebbe una prima per l'organizzazione. È già una prima per l'organizzazione, che non ha mai raggiunto una cifra di vittorie così alta in LCK. Lo scorso anno è stata una nona posizione, una decima posizione. Qua siamo... abbastanza saldamente in possesso della quinta. Ora vediamo gli ultimi istanti, highlight fondamentali, dove qui per l'appunto i Freddy Brion hanno avuto un team fight molto rocambolesco, perché a un certo punto sembrava quasi un po' come il meme vinte, persa, quindi è stato molto particolare quel momento dove quando Envy ha tirato quella veglia lunare, ha iniziato a fare quel rapigiro di Infernum, così mi piace chiamarlo, con il Q alla mano. Sembrava quasi quel momento. Poi quando Lava si è lanciato, quel flash di Envy per riposizionarsi sembrava quasi fatta, e Ena poi ci ha messo la pezza. Già. Purtroppo un po' c'è da pensare che i Leaf Sandbox fossero anche in posizione di potersi ritirare più comodamente da quel fight, ma hanno voluto forzare, hanno voluto un po' strafare, e questo li ha puniti. La cosa sventurata è che, di nuovo, questo purtroppo arriva con naturalezza da parte di una squadra che, con 4 giocatori che non sono abituati a questo palcoscenico, arriva con una certa inesperienza. La cosa che li ha veramente condannati è che quel fight così delicato, e sai benissimo che può essere l'ultimo fight della partita se ti va male, l'hanno cercato e l'hanno proposto con un ottimo setup di ondate per i Freddy Brion dall'altro lato. E i Freddy Brion, vinto quel fight, dovevano soltanto andare mid, accompagnare la wave e vincere la partita. Quando sei in una posizione del genere, l'esperienza detta che tu debba almeno assicurarti che rete di sicurezza, metti la rete. Se va male questo fight, almeno gli avversari non hanno i minion per pushare e andare direttamente a chiusura.
puliamo le ondate, ci assicuriamo che tutto sia in ordine, ci assicuriamo che non sia così facile, che non glielo rendiamo così semplice. Questi compiti a caso non sono stati fatti dai Leaf Sandbox su questo fight finale. Il fight è andato male e i Freddy Brion avevano tutto quello di cui avevano bisogno per andare direttamente verso la base e chiudere. Io sinceramente devo essere... sono... oggi giornata davvero particolare, Moon. So che hai seguito anche la prima serie, perché attendevi per l'appunto, eri desideroso, proprio gioioso di castare questa seconda serie. Giustamente ci hai menzionato anche in chat. Però dicevo, prima serie, wow, davvero davvero convincenti Katie Rossers, mi è piaciuto davvero tanto. E adesso anche questo giro di Freddy Brion. Sono due squadre che non gli avrei dato neanche un euro e che adesso invece mi stanno ripagando con del bello spettacolo, davvero pochissime sbavature, e alcune sono anche scusate, perché chiaramente sei per un motivo, sei in quella posizione, e mi piace però questa ripresa, mi piace perché a differenza già del primissimo Spring Split che facevo l'anno scorso, se ti ricordi, lì ci fu un tracollo della parte bassa della classifica, È vero. dove era tutto andato a monte, team che non riuscivano manco a reggersi, baroni che non venivano conclusi, difficoltà a chiudere il game, un macello dietro l'altro, le ultime giornate, che poi paradossalmente in realtà sono quelle dove sei riuscito a fare più lavoro piano piano col tempo. E qui infatti si vede adesso una lettura del macro sicuramente migliore, un miglior studio della squadra, della draft, e ottime anche le decisioni fatte in campo, quindi davvero molto bravi, decision making, e questo quindi si riflette su un tenore di squadra che sicuramente cresce rispetto a come è stato i primi giorni del CK dello Spring Split. Questa è la cosa che Sicuramente. più mi sta gasando nel commentare e nel guardare queste partite. Comunque uno Sicuramente. spettacolo, bassa classifica, ma convincente comunque, di qualità. È vero, e i KT soprattutto quest'oggi è stato un risveglio per loro, perché arrivavano Vero. con una serie di sconfitte enorme, erano sei sconfitte Erano sei consecutive, sconfitte in non fila, avevano sei ancora vinto una partita nel sconfitte. girone di ritorno, che ormai è iniziato da un bel po', siamo alla penultima settimana, quindi ormai il tempo agli sgoccioli è. Vincere questa partita era molto importante per mantenere vive le speranze dei playoff, soprattutto in virtù di quello che è successo qua nella seconda serie. I KT sono ancora, penso, l'unica squadra che possa veramente scalzare i Freddy Brion dai playoff ufficialmente. Ed è stata una ripresa che è arrivata per tempo, perché questi KT, per carità, sembravano essersi veramente un po' abbandonati, sembravano aver perso molto di ciò che li rendeva caratteristici. Certo, è vero che questa seconda serie, se hai detto tu, altrettanto convincente, altrettanto effettivamente efficaci Freddy Brion, sono arrivati contro gli avversari che purtroppo non avevano molte pretese a questa serie. Una sostituzione d'emergenza quasi totale per i Leaf Sandbox, che accusano troppo semplicemente dalla malattia e non riescono a schierare neanche due quinti del loro roster originale, del loro roster E comunque completo, un secondo game soltanto un Kyle pochino come più veterano. combattuto già. Meglio di Questo sì, niente. questo Poteva essere sicuramente, peggio. ma Sì, in questa serie beh, l'inesperienza si è comunque vista, cioè assolutamente. è stato uno dei tratti caratteristici di questa partita, del gameplay dei Leaf Sandbox, il fatto che hanno fatto un po' meno di quello che le loro composizioni e il loro stile di gioco avrebbe loro permesso di fare. E questo sicuramente ha un po' spianato la strada di Freddy Brion, soprattutto in quel game 2 per la loro ripresa. Il game 1 è stato molto più violento da parte di Freddy Brion, e lì mi sento dire che anche i Leaf Sandbox con un pochino più di esperienza forse avrebbero subito meno in early game, ma lo snowball è arrivato comunque pesante nel mid e nel late game, quindi da quel punto di vista ha ben poco da sottolineare. Leaf Sandbox che sì, ormai si vedono pressoché eliminati, non certo eliminati del tutto, abbiamo la speranza di vedere magari anche dei Guangdong Freaks affaticati nelle prossime settimane, e i Guangdong Freaks hanno questa settimana una challenge bella grossa, T1 e DRX, quindi per loro si parla veramente di battesimo di fuoco se vogliono cercare di reggere un po' Assolutamente. questa sesta posizione. Dall'altro lato, gli inseguitori affideranno i coltelli. I Freddy Brion hanno fatto quel passo di distacco. I Quantum Freaks auspicabilmente non lo faranno questa settimana, ma arriveremo a quell'ultima settimana con ancora qualche chance. Ma per squadre come già adesso On One Life, si può forse già dire che la strada è spianata verso una sconfitta, verso un'impossibilità di raggiungere quei playoff. Gli stessi Probabilmente Long sì. Team Red Force, dopo la sconfitta di ieri, si trovano in una posizione molto difficile, perché questa è una squadra che doveva essere molto più di così, ma sembra che passare attraverso il Covid, sostituzioni ed emergenza, eccetera, eccetera, li abbia veramente rotti e distrutti. No, il che è un peccato chiaramente, però auspicabile per l'appunto. Queste problematiche hanno accompagnato diversi team e tutti questi team purtroppo diciamo che si è un po' equilibrata la classifica grazie al fatto che più o meno tutti, grazie,
purtroppo un po' tutti i team sono stati un po' presi da questo, da queste problematiche. Poi chi più chi meno è riuscito a fare chiaramente a mettere un po' qualche pezza, che è riuscito comunque a portarsi a casa qualche punticino. Ciononostante, Fred Brion, importantissimo questa vittoria, l'abbiamo detto, non li locca completamente, ma quasi, perché se su carta possiamo dire che loro non vinceranno più i prossimi game, possiamo stare certi che nemmeno la propria controparte, che dovrebbe attentare alla loro classifica, alla loro posizione, dovrebbe riuscire a vincere contro i prossimi, perché sono gli stessi praticamente. Quindi, Esatto. idealmente Sono in parlando. una condizione in cui credo che vincere una partita li locchi, vincere una serie li locchi Definitivamente, de sì. definitivamente dentro. Sì. Quindi, per quanto sia auspicabile che questo non avvenga contro T1, Gen.G e DRX e Damwonkia, i loro inseguitori devono comunque battere una di queste squadre per Esatto. scalzarli. Quindi, se non è loro responsabilità confermare il proprio slot con una vittoria, è responsabilità degli avversari scalzarli da questo slot con una vittoria altrettanto difficile. Ma ascoltiamo Abbiamo l'intervista, Lava un'intervista Delight. con i due player of the game, Lava e Delight. Con questa vittoria, la vostra probabilità di raggiungere i playoff è supera il 90%, come vi sentite? Non vogliamo comunque farci cogliere allo sprovvisto, continueremo a impegnarci fino in fondo per garantirci quei playoff. Sì, abbiamo lavorato così tanto e siamo riusciti a prendere questa vittoria, è fantastico, sono contento. Abbiamo visto Raptor arrivare al posto di Humpty quest'oggi. Come siete riusciti a costruire quella sinergia come duo mid-jungle? Raptor è un giocatore molto aggressivo, molto bravo a creare questa aggressione. Non è stato troppo difficile. Un bel debutto. Delight, mentre stavo cenando qua alla LAN Park Arena, ti ho visto insegnare a Raptor come comporsi nell'entrata dell'LCK e come sedersi al suo posto. Immagino che tu l'abbia fatto un po' da mentore nella sua prima giornata. Sì, innanzitutto volevo semplicemente che fosse a suo agio, non volevo che si innervosisse troppo per la sua prima partita. È assurdo pensare che sia tu a dare consigli alle nuove reclute, perché un tempo eri tu quel nervoso novellino. Qualche saluto per Rumti che avrà guardato questa partita da casa. Beh, sì, ho sentito che si sta sicuramente riposando in questo periodo. Spero che guarisca il prima possibile e che poi torni tra noi. Nel game 1 abbiamo visto sia Ekrem che Ahri disponibili e abbiamo visto da voi la priorità su Ahri. Era un po' anche per togliere parte della responsabilità dalle spalle di Raptor? Non proprio, ero semplicemente molto confident con Ahri. E dopo aver vinto il game 1, il game 2 è stato il debutto della Fiora di Morgan. Qual era un po' il piano per quel campione? Onestamente, non l'avevamo neanche mai giocata nelle scrim, ma era la giusta composizione nella quale mettere quella Fiora. Era molto confident, l'ha chiamata e l'ha giocata bene. Nel game 2 non abbiamo visto così tanta priorità di mappa in generale della squadra, ma Delight sei stato continuo sul roaming per aiutare i tuoi compagni di squadra. Chi ha fatto quella call? Ero un po' io insieme al jungler. Ogni volta che vedevamo uno spazio per creare un'azione proattiva, cercavamo un po' di alimentarla per creare un vantaggio. Abbiamo visto in questi giorni molti campioni melee come supporto e vedere come vanno a giro e giocano la mappa spesso decide il risultato delle partite. Cosa ne pensi? Sì, penso che gli Enchanter non siano più così prioritari come un tempo. I supporti corpo a corpo portano molta più azione sulla mappa. E Lava, con questo POG sei a pari merito per il secondo posto nella classifica di POG. Quanto vuoi salire ancora? Beh, non è veramente qualcosa che mi interessa troppo, ma 1000 punti, se riesco ad arrivarci, sembra un bel numero. E ho sentito che Edgar vi regalerà una giacca su misura, fatta su misura, se riuscite a arrivare ai playoff. Sì, ha detto che ci vuole portare fuori a cena. L'ultima volta che Unti ha visto i giocatori dei Damwonkia con una giacca ha detto: "Oh wow, sono così fighi." E
Per questo sembra che Edgar voglia premiarlo con questo premio. Io personalmente voglio perdere un po' di peso prima. No, sicuramente sarà molto bene anche a te. Tu, Lava, cosa ne pensi? Tu vuoi qualche regalo da parte di Edgar? Edgar ti ha fatto qualche promessa nel caso dei playoff? Niente di speciale. Ha detto che ci porterà a cena fuori a un buon KBBQ. Spero che scelga il più costoso. I vostri prossimi avversari saranno T1, Genji e Damwon Kia, i capi della classifica. Come ve la sentite ad andare verso questa schedule complicata? A giocare contro le squadre più forti del CK è difficile, ma penso che sia comunque fattibile. Continueremo a impegnarci sicuramente fino in fondo. Sì, continueremo a lavorare duro e ottenere una buona forma verso i playoff. Molti giocatori purtroppo si stanno ammalando in questo periodo, spero che Umti riesca a tornare presto disponibile e auguro una buona ripresa, una felice ripresa anche a tutti gli altri giocatori. E questo è quanto dall'intervista con E torniamo, chiaramente situazione un pochino più tranquilla per loro, si vede che sono rilassati, contenti del risultato, sanno che quello che potevano fare l'hanno fatto, questo è importante, infatti lo vediamo per appunto. Dalla quinta a quella sesta, settima ancora molto attaccabile, ci sono ancora virtualmente le 3-4 partite che possono portare anche i Long Shared Force a essere un pochino più opprimenti, così come anche i Live Sandbox, ma l'abbiamo detto, schedule che rendono molto irrealistica questa cosa. Sì, tutte le squadre che sono in questo momento dalla settima posizione in giù, quindi esatto, quelli che cercano di raggiungere i playoff, hanno soltanto altre 3 serie da giocare, quindi al massimo altri 3 punti. E questo è vero, potrebbe portare KT a 8, ma quell'8 significa battere i Gen G per farlo. Realisticamente i KT possono puntare a raggiungere i Freddy Brion, ma anche facendolo ci sarebbe un match score, anzi un game score, che darà il favore ai Freddy Brion sul passaggio. Se proprio i Freddy Brion vogliono ricevere un favore, potrebbe arrivare proprio da questi Leaf Sandbox, che affronteranno i KT nella giornata di dopodomani, e batterli potrebbe voler dire negare quell'accesso. Domani l'abbiamo visto brevemente adesso, i matchup quando Freaks contro T1 e poi Damwon Kia contro Nongshim Red Force, quindi una giornata dove vediamo alcuni protagonisti, alcune di queste squadre che cercano di raggiungere o confermare il loro spot ai playoff. Ma chiaramente, con un matchup un po' complesso, forse non questo è il momento di farlo per i Quang Dong Freaks. Ciao. Questo ci porta quindi alla conclusione anche di questa seconda serie. Molto bravi Fred Brion, davvero bravi, così come anche Katie Rosters. Giornata davvero molto interessante, di qualità, nonostante avessimo per appunto un matchup che, beh, dire bassa classifica sì, ma al tempo stesso no, perché l'abbiamo visto dalla quinta a quella nona posizione praticamente, si parla veramente di 2 punti neanche di distacco, quindi sicuramente molto importante, sicuramente molto fondamentale per alcuni di questi team riuscire a guadagnarsi qualche punticino. Per alcuni sarà difficile, abbiamo detto, schedule molto ostica, per altri la salvezza, forse la possibilità anche solo di cercare magari di portare a qualche game extra per cercare di portarsi a casa uno slot playoff. Signori, però, come sempre, il rimando è alle prossime giornate. Vi ricordo che è già cominciato il playoff del PG Nationals, ieri e l'altro ieri 2 giornate fantastiche, con tra l'altro anche l'inserimento di Renata nelle mani di Click Match, bordelli vari. Chiaramente non è finita qua, perché se i Machico sono chiaramente già lì in finale, attenderanno invece altre partite di una vera seconda semifinale che porterà poi a domenica la finalissima. Chiaramente non questa, ma quella prossima. Ma signori, appuntamenti come sempre su tutti quanti i social di BG Esports. Da Mumboy e di Noise vi auguriamo un buon pomeriggio e una buona giornata.
this big love. I'm not looking down, baby, I'm ready to jump. Baby, I'm ready to jump. I never believed love could set me free. You break down the walls I build around me. It's a strange magic every time we touch. Yeah, I'm great.